Salva, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, torniamo un po' alla gara di Venezia, nella quale avete un po' sofferto, soprattutto da metà primo tempo in poi, perché secondo me avevate invece partiti molto bene, cercando di attaccarli molto alti, l'avevate tenuti nella loro metà campo almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Poi cosa è successo? Dopo quello scontro, diciamo, tra Scuffetto e Capradossi, è un po' cambiata la partita. Sì, non lo so. E certo che secondo me, io che conosco il calcio italiano da 5 mesi fa, ho visto che la Serie B è così, che guarda che vedi Venezia che è lì sotto noi e pensi che una squadra peggio di noi, ma loro giocavano alla sua casa, tutto questo, e penso che secondo me in questo campionato ti posso fare una bella partita ogni squadra. È vero che da quella situazione lì con Elio e Scuffet abbiamo abbassato un po' l'intensità o magari la, non l'intensità perché abbiamo lavorato benissimo, ma sì la clarità con la palla, lavorando, no? Palleggiando tutti, ma questo è una squadra brava e quando vediamo che non riusciamo con la palla e lavoriamo insieme difendendo la gara e così è come abbiamo fatto. Da questo punto di vista infatti avete difeso poi bene, è vero avete lasciato qualche cosa, un paio di situazioni, un paio di occasioni l'avete lasciate, ma è anche difficile fare meglio diciamo dal punto di vista difensivo. E invece devo dire che tutta la linea difensiva, a partire da te fino a Marchizza, avete fatto molto bene per tutta la gara. Ma secondo me, io ho parlato sempre di questo, quando si parla in difesa si parla sempre del 4 indietro e il portiere, ma è la squadra. Sì, secondo me è la squadra, perché non possiamo dire che abbiamo difeso noi e tutta la squadra, perché difendiamo da Gu Johnson fino a Scuffet tutti e così è come facciamo una squadra solida e compatta. Senti, Salva, buongiorno. Buongiorno. Ascolta, noi abbiamo notato nei tuoi riguardi una crescita esponenziale e anche lo stesso mister ha parlato di crescita impressionante da parte tua. Ecco, dove ti senti cresciuto e chi è stato diciamo l'artefice di questa crescita? Ma la persona in concreto no, in generale? No? A livello tecnico? Io secondo me a livello tecnico sono un calciatore similare oppure uguale come ho arrivato alla Spezia, ma la roba più importante secondo me è stata la mentalità. Adesso sono molto più tranquillo e sereno in ogni allenamento, pure con i compagni dentro dello spogliatoio. Mi sento benissimo adesso, mi sento uno in più della squadra, della famiglia, e penso che è stato questo. Dopo, certo che giochi, entri e se non lo fai bene dopo questo non serve, ma sì, ho preso l'opportunità e ho lavorato bene per la squadra e solamente provo di seguire così. Ecco, ma chi è stato diciamo quello che ti ha più aiutato in questo tuo percorso? Non so, Italiano, Angelozzi? No, io sempre mi ho sentito aiutato per tutti, per il mister, sempre il mister, ho visto dal primo giorno che voleva farmi uscire la meglio cosa di me, pure il direttore sempre mi ha detto tranquillo, segui lavorando e tutto arriverà. E certo che il compagno secondo me, perché alla fine quando i compagni vedono che uno arriva e vuole lavorare, loro ti aiutano a dare il meglio di te. Sì, certo, mi ha aiutato tantissimo Angelozzi, sì, dal primo giorno sì, lui mi ha detto tranquillo, abituati e il tuo momento arriverà. Ecco, una
cosa, tu vieni da una cittadina vicino a Barcellona, se non vado errando. Ecco, sin dal primo giorno tu hai parlato insomma, di un'ambizione di voler scalare, insomma, anche a livello personale. Quali sono le tue ambizioni, sia ravvicinate che nel medio e lungo periodo? Non mi piace tanto parlare da un futuro lontano, ma di un futuro vicino, e di lavorare benissimo con questa squadra e arrivare a fare il massimo con lo Spezia e lasciarlo alla meglio posizione per la società, per il club e per noi, certo, che perché sì, alla fine lavoriamo tutti e lavoriamo bene, alla fine è una squadra giovane e dopo possiamo avere possibilità di andare magari sopra, magari Serie A, non lo sappiamo, non sappiamo dove è il nostro futuro, allora certo sì. La mia proposizione è di seguire lavorando così e dopo vediamo, perché se due anni fa mi dicono qualcuno che finisco la Serie B a Spezia, non ci credo, no? Non lo credo, no? Hai citato Serie A, o mi sbaglio? Sì, ma Serie A, parlo di Serie A, ma certo di seguire nel calcio professionale pure, o della Spagna o dell'Inghilterra, ma questo è il sogno, penso, di ognuno, no? Di arrivare a una prima divisione delle grandi idee. No, ma parlavo di citato un po' il discorso, l'ambizione, sì, di no, Serie A con lo Spezia. No, questo certo, questo è sarebbe un sogno. Penso che adesso è troppo pronti, no, per parlare. Troppo presto per parlare, ma sì, sarebbe un sogno per noi, per arrivare a fare o arrivare a fare il playoff. Questo è così, no, per la cosa che lavoriamo noi. Volevo chiederti invece un bilancio, visto che sta per finire il girone di andata, proprio un bilancio di questa tua esperienza in Italia, come l'hai vissuta, se hai trovato delle difficoltà e come ti stai trovando ora. Sì, secondo me, no, certo, secondo me, ma l'arrivata qui a Italia è stato all'inizio non dura, ma sì, un po' difficile, sì, per certo era la prima volta che andava lontano della mia famiglia, dei miei amici, della mia ragazza, e sì, certo che è stato un po' difficile, perché vieni qua a giocare a calcio e all'inizio non giochi, perché certo che devi abituarti, ma io l'ho detto alla mia famiglia dal primo giorno, le ho detto stai tranquilli che io sono lavorando qua e il momento arriverà, non lo so quando, non lo so se gennaio, marzo, non lo so, ma arriverà il mio momento e è così come mi ho rimanuto tranquillo. Volevo chiederti anche il tuo rapporto con i tifosi, visto che anche ieri sera ho visto che tutti ti cercavano, ti parlavano, ti chiedevano, insomma, com'è anche la città, l'ambientamento, com'è stato? Sì, sempre mi domandano così, che se mi piace la città, io dico sempre che sì, perché secondo me è una città grande, ma la vita nella città è piccola, perché il centro è tutto lì, vicino, sempre puoi andare a piedi a tutti gli occhi, no? E sì, secondo me, no, sì, l'arrivata alla città è stato facile, perché non è stata una città così come, non lo so, come Roma o Milano, che ti perdi di andare o non lo so. Sì, con i tifosi ho parlato tanto ieri e mi piace tanto parlare con loro, perché sento dopo bueno, la sua passione, no, per questa squadra che magari quando arrivi fuori una squadra di un altro paese,
senti che no, non sai chi c'è dopo lì nella curva e adesso so chi c'è lì. Diciamo che adesso è passato qualche mese, quindi puoi già dirci ancora meglio quale possa essere la differenza tra la Serie B spagnola e quella italiana, diciamo a livello proprio di gioco, di calcio, di mentalità. È difficile perché sempre si parla di la roba tattica, la roba fisica, è certo, perché secondo me il mio stato fisico adesso è il meglio che ho stato da questi due anni. Quindi lo curavate lo curavano meno in Spagna l'aspetto fisico? No, l'aspetto fisico meglio all'Italia, certo. Sì, appunto, lo curavano sì, meno. Sì, sì, sì. Sì, ma, sì, penso sì, sì. E dopo, tatticamente, è certo che si lavora tutto più insieme. Magari alla Spagna si lascia un po' l'aspetto individuale, si lascia poi, non lo so, ma più liberi. Sì, qua ho visto più esterni che lavorano più in squadra. Ma guarda, no, perché noi abbiamo Bidaui e Antonino che quando prendono la bala sappiamo che loro possono fare tutto, oppure Fede, Pudo Delano. La nostra squadra penso che in questo modo è diversa. Ma sì, sì, ho visto che nell'aspetto individuale non si lascia tanto a fare magari uno contro uno, così fanno l'uno contro uno e dopo fanno il cross. Sì, sì, così l'ho visto più che le squadre in generale lavorano più insieme e secondo me ogni tanto può essere meglio perché è una squadra allora più controllata, più non tanto disordinata. Organizzata, bravo. Ecco, il mister a volte ti chiede di spingere, no? Di andare avanti, dico. Sì, 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 sì. Poi ce l'hai di vicino, soprattutto quando giochi vicino alla panchina. Sì, certo. Ti dà tutti questi consigli. Sì, certo, no? Quando gioco vicino alla panchina nel mister, l'ascolto tutta la partita. Sì, sì. No, certo che ti aiuta tanto, no? Non solo il mister. Tutti il mister ti aiutano quando hai la palla o per difendere, se non vedi l'esterno che si mette in fuori gioco o così, sì, sì, ti aiutano sempre. Allora sì, sì, quando la palla sì, mi chiedi di andare sopra e sì, questo è una roba che dal primo giorno mi ha detto, mi diceva il mister mi diceva che alla Spagna non ho visto mai a Dani Alves facendolo con il Barça, allora vai sopra con la palla e sì, sì. Ecco, diciamo dal punto di vista dell'allenatore, no? Tu ne avrai avuti già diversi, ecco, che cosa ha di diverso italiano? Cioè uno che parla più con i giocatori, che magari si arrabbia anche di più con i giocatori, molti allenatori magari lì per lì non te lo fanno capire che sono arrabbiati con te, poi magari te lo fanno capire mettendoti da parte e non parlandoti magari così come fa lui, ecco. Pensi che sia una cosa positiva questa? Sì, perché secondo me, per la mia esperienza, sempre che ho avuto un allenatore così, che si arrabbia quando sbagli, che vedi che lo vivi, che sempre che ho avuto un allenatore così abbiamo fatto un bel anno. E quando ho avuto un allenatore che era tranquillo, che quando sbagliavi diceva no, va bene, tranquillo, sai, che ogni tanto va bene, magari, ma... Ma sì, secondo me io devo sentire che quando ho sbagliato che è una cosa che devo allenarla e devo continuare provando e allenando per farle meglio. Allora sì, secondo me, no, questo che sempre si parla del mister che si arrabbia, ma secondo me questa è una cosa buona da un mister. Positivo. Sì. Ascolta, il campionato lo vediamo molto equilibrato, ci sono
tantissime squadre in pochi punti, quindi basta una vittoria di nuovo per, insomma, noi stiamo andando bene da un po', nonostante questo siamo ancora in una posizione magari non proprio che ci piace, però siamo anche a 3 punti dei playoff, quindi sicuramente lì vicino. Adesso viene la Cremonese che proprio nell'ultima partita in casa ha fatto una grande partita contro il Perugia, quindi sono in crescita anche loro, quindi penso che venerdì sera al Pico si vedrà veramente una bella partita. Sì, certo, sicuro. Un rivale diretto, allora è una partita che quello che vince va sopra e chi perde va un po' sotto. Certo che non decide nessuna cosa nel campionato perché una partita ma sì, penso che è importantissima e se la vinciamo penso che già si vede un cambio da questi ultimi 9 partite, sì, che io penso che partita di Pisa a parte abbiamo fatto un lavoro da Pescara incredibile, che possiamo mettere a parte un po' l'inizio di questa stagione che certo che non è stato quello che aspettavamo. E avete fatto anche un'inversione di tendenza in casa importantissima, perché avete fatto 4 partite positive, almeno nelle ultime, con 3 vittorie importanti, quindi senza subire gol. Quindi si vede nettamente il cambio di passo anche in casa. Sì, è certo che dal primo giorno il mister l'ha detto che voleva un picco che sembrava, non lo so come... Il nostro fortino. Sì, certo, come un fortino, sì. È così che come si fanno le brave squadre a casa, vincendo quasi tutto, non tutto, quasi tutto, e dopo fuori lavorando per o pareggiare o vincere. È così, sarebbe sicuramente l'ideale. Salva, ascolta, la classifica è cortissima, 1 punto dalla zona retrocessione, 3 punti dai playoff. Ecco, voi date ancora un'occhiata però anche al basso, cioè, perché è vero che c'è stata questa ripresa importante, lo Spezia tra le squadre più in forma, però è pur sempre pagato ancora un po' l'inizio traumatico del campionato. Date sempre un occhio anche alla bassa classifica? Sì. Oppure certo, non siamo ignoranti, no? De non vedere che è lì vicino, ma allo stesso vediamo che ogni settimana ci siamo un po' più lontano e lavoriamo così, se continuiamo lavorando così, se seguiamo lavorando così, sono sicuro che da questa ultima partita alla fine dell'anno ci siamo molto più lontano da questa zona pericolosa e più vicino dalla bella zona. Grazie. Grazie a voi.